それで本気？もっと隠してる力があるんじゃないの？ Il prossimo 28 aprile Dragon Ball Z Kakarot si aggiorna con importanti novità di gameplay. È in arrivo, infatti, non solo il DLC dedicato al dio della distruzione Beerus, ma anche un update gratuito che introdurrà le battaglie card game all'interno dell'action RPG di Cyber Connect 2. Vediamo insieme tutte le novità in arrivo in questo aggiornamento, ma prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun dettaglio sul supporto post-lancio di Dragon Ball Z Kakarot. Card Game sarà una modalità inedita che permetterà ai giocatori di collezionare nuove carte per utilizzarle sia nel corso dell'avventura sia nelle battaglie. Sulle scan della rivista V-Jump, accanto al Card Game, è segnalata a chiare lettere la necessità di un abbonamento al PlayStation Plus e al Live Gold, e attualmente non è ancora noto il motivo di una simile richiesta. Grazie alle informazioni incluse nella rivista, possiamo approfondire in che modo sarà possibile ottenere ed utilizzare le carte in Dragon Ball Z Kakarot. Saranno proposte in via del tutto gratuita per dare agli utenti l'opportunità di spezzare il ritmo dell'esperienza di gameplay classica con degli scontri da svolgersi attraverso l'impiego di mazzi dinamici. Ciascuna di queste carte digitali modificherà l'esito delle partite, determinando ad esempio i valori di attacco e difesa dei singoli personaggi, le abilità a loro disposizione e il rapporto di forza correlato al livello di esperienza. Ad ogni carta, inoltre, saranno associati dei valori numerici, che dovrebbero determinarne sia la rarità, sia il costo in punti da spendere per utilizzarle nelle sfide. Tale sistema dovrebbe risultare simile a quello di Super Dragon Ball Heroes World Mission. Il card game di Dragon Ball Z Kakarot potrebbe dimostrarsi di grande aiuto agli aspiranti Saiyan che, a partire dal 28 aprile, si cimenteranno nella battaglia tra Goku, Vegeta e Beerus. Il dio della distruzione, infatti, sarà il boss più forte mai apparso all'interno del gioco di Cyber Connect 2. La battaglia sarà divisa in diverse fasi e il nemico inizierà il duello a livello 100, ma le sue statistiche aumenteranno progressivamente fino a renderlo di livello 250. Trasformarsi nel leggendario Super Saiyan God, esattamente come è successo a Son Goku nella versione animata di Dragon Ball Super, potrebbe davvero non essere sufficiente. Come sempre, ora la parola aspetta a voi. Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità introdotte al gameplay di Dragon Ball Z Kakarot.